mi hanno appena regalato 10 euro. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi, Mario e Luigi, che si sono risvegliati all'interno di Bowser. E Bowser, a quanto pare, non sa dove si trova, né tantomeno perché non riesce più a sputare fuoco. Questo però non lo fermerà dal volersi vendicare. Quindi saliamo su questa roccetta, rompiamo i sassi sul percorso. Oh, ehi, muoviti però. E ecco qua gli oggetti per curare Bowser. Dei polli piccanti. Bestia. Brr, che accidenti sei. È vero però, Bowser effettivamente non ha mai visto... No, in realtà l'ha visto Sogghigno, ma ormai deve essere passato davvero tanto tempo per ricordarselo. Stavo per dire, Bowser non l'aveva mai visto Sogghigno, visto che era sotto l'influenza della strega ghignarda, ma lo vede all'inizio di Superstar Saga quando gli abbatte poi l'astronave. E infatti lo dice anche lui adesso: disgustevole, la tua testa baccata come una mela si è già scordata di me. Ora mi ricordo, tu sei quello che mi ha... Ok, no, non era quello che doveva ricordarsi, però vabbè. Tu sei quello che mi ha rifilato quello strano fungo. E bravo il mio tartarugone! Hai gustato il disgustevole funghetto? Sai che cosa hai ingoiato? Il fungo risucchio! Un prodotto del mio genio e delle mie verdi manine che aspira più di un'idrovora! Sei fastidioso! Su, fai uno sforzo! Ricordi che cosa è successo? Sei diventato un buco nero semovente e poi sei svenuto come una donzella! E ti ho fatto buttare in quella grotta buia per schiarirti le idee! Cosa? Ma che cosa vuoi? Ce l'hai con me? Con te? Non perdo certo tempo con sovrani perdenti, spinosi e disgustevoli! Il mio obiettivo è uno solo! Conquistare il regno? Come tutti i cattivi! Sarà mio! Il regno e i suoi funghi sarà tutto mio! Mio, 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 mio! Ti ho servito un menù degno di pasti nobiliari! Un disgustevole antipasto a base di tondi e carnosi toad affetti da gravi trombolite! Come contorno il disgustevole fungo risucchio! Ma cosa stai dicendo? Invaderò il regno dei funghi e poi lo conquisterò e poi lo sogghignerò! E poi mi insedierò nel castello di Peach e poi ne farò la mia residenza estiva! E poi... E poi... Il castello di Bowser diventerà il castello Sogghigno e sarà rinnovato dai disgustevoli sotterranei alla torre più alta! Piccolo vermiciottolo, cosa vuoi fare al mio castello? Lo renderò più bello! Piu 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 piu! Aiuto! Qualcuno ci salvi! Signor Bowser, aiuto! Ma poi Sogghigno dove li trova tutte queste risorse? Ora basta blaterare! Pensi che sia così facile conquistare il mio castello? Veramente sì. Però hai deciso di svegliarti nel momento meno opportuno. Quindi vedrò di rispedirti di volata nel dorato e disgustevole mondo dei sogni. Ehi, grugnosauro! Ehi, cosa credi di fare? Non ho ancora finito con te! Tu, stare fermo! Tu, non servire più, io ora distruggere te! Levati di mezzo, pensi di fermare l'avanzata del grande Bowser? Io ferma, no, io distrugge, tu è solo cibo, cibo cattivo! Ma perché non impari a parlare? Tu ascolta, principessa non c'è più, regno è di Lord Sogghigno, tu basta, tuo castello è di Lord Sogghigno, tu sparisce qua. Non si capisce un H di quello che dici, ma mi dà fastidio lo stesso, e credi che a me piaccia essere infastidito? Scontro tra titani. Grugnosauro, sta attento ai disgustevoli pugni di questo tartarugone spinoso. Cacchio, non ho avuto il tempo. Grugnosauro, attenzione! I pugni di questo qui fanno molto male quando li carica a lungo, soprattutto se aspetta fino all'ultimo momento. Oioioioioi, non posso immaginare che dolore. Disgustevole! Fa male terribile quando premi X all'ultimo momento.
No, se dovessi premere X non oso immaginare quanti cerotti ti serviranno. Aia, lo sorghigno, stia zitto per favore. Dovevi stare attento ai miei oculati avvertimenti sui pugni caricati. Se almeno li caricassi troppo, mancherebbe il colpo. Ma quando carichi il pugno come poco fa, disgustevole. Grugnosauro, restituiscilo con gli interessi. Ci penso io. Ah, la vedo brutta se dovessi premere X proprio adesso. Aia. Tira dei pugni da far tremare le montagne. Ma ora basta, Bowser. Non abbiamo più tempo per giocare. Cosa credi di fare, grosso carapace bipede? Non puoi sconfiggere il mio Grugnosauro. Grugnosauro, sbarazzati di questo guscio vuoto. Ci penso io. Ecco, io ho sempre avuto... Aia. Problemi con Bowser. Perché il tempismo dei pugni era sempre strano. Quello strano fungo mi deve aver fatto male. Non riesco più a... Tu è debole, tanto, troppo debole. Cosa? Io non sporca mani con nemici deboli, tu resta qui a piangere. Vedi perché detesto la divisione dello schermo di questo gioco? Perché ogni volta finisce che Bowser è sopra, però lo schermo che c'ho qui è quello sotto. Ogni volta devo mettermi a cambiarlo, che palle! Ehi, tu laggiù, mi senti? Che in realtà adesso per me è sopra, però vabbè. Sì, sì, ti sento. Sembra che quel sogghigno ti abbia ridotto malaccio. Torno al mio castello. Eh? No, 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 no. Va al castello di Peach piuttosto. Io voglio andare al castello di Peach. Ma chi ti credi di essere? Non sono mica il tuo taxi. Il mio castello è in pericolo. Non cederò mai a nessuno il mio meraviglioso castello. E va bene, fa come ti pare. Pazienza, non ci resta che stare qui e vedere che cosa combina. Forse succederà qualcosa anche qua dentro. Devo andare a prendermi il mio castello, maledizione. Ma guarda. Un Goomba grosso e cicciottoso. Vieni qui. Thor. Aia. Ecco fatto, aia che male. Aia. Ed ecco fatto. Aia. Io effettivamente non l'ho mai fatto. Però non ho mai visto effettivamente com'è l'animazione di fuga. Un po' lo piccante di Bowser. Cioè, perché appunto non avendolo mai fatto, chissà com'è. Vieni qua, ecco, cosa bella di Bowser. I nemici mignon così. Gli puoi anche solo andare addosso e li devasta. Mentre se affrontassimo quei nemici con personaggi come Mario e Luigi, li dovremmo affrontare veramente. Allora, prima di tutto, cerchiamo se ci sono oggetti da queste parti prima di andarci. Tipo, qua ce n'è uno, ma non possiamo ancora salire perché ci serve un'abilità. Che ovviamente al momento, aspetta Bowser, al momento non possediamo. Qua ci serve il fuoco, quindi si prosegue da questa, vieni qui, da questa parte. Oh, ma guarda, sono due. Aia che male. Ecco fatto. Aia, ma dai, l'avevo colpito. L'avevo colpitissimo. Ma dai, ancora. Ecco qua, a posto. Vieni qui tu, ecco fatto. No, no, ci ha fatto capitombolare giù. Ecco qua, mi aspettavo un colpo critico. Distrutto. Allora, ammetto che sono sceso così saltando nella speranza di fargli danno. Non mi aspettavo questo finale in cui ci rotolavamo per terra. Però vabbè, oh, abbiamo vinto comunque, quindi. Tra l'altro, non vedo l'ora di risbloccare l'abilità della fiammata.
perché a differenza del pugno possiamo distruggere subito tutti i nemici, così, soprattutto quelli in gruppo. E finalmente Bowser sale già di livello. Vediamo che cosa ci conviene aumentare. Potremmo aumentare le corna, ma Bowser non è sposato. In ogni caso, sì, è l'unica statistica che c'ha un 6. Preso! Dio mio! Questo gioco è terribile, va molto veloce, ma io sono più bravo di te, gioco. Sono meglio di te. Dannazione. Bestione. Che cacchio ha parlato? Dico a te. Dove sei? Vieni fuori. È inutile che cerchi, non sono lì vicino. Sono una delle mille voci del cosmo. Una delle tue mille coscienze. Io parlo ai mille recessi del tuo animo. Sei rimasto impigliato nei mille spigoli della mia coscienza. Ti va di farmi compagnia? Ma sta zitto! Tra le mille risposte che avevi, hai sbagliato. Ovunque tu vada, le mie mille voci ti seguiranno. Cosa ho fatto di male? Su, non prendertela. I mille fili dei nostri spiriti si sono misteriosamente annodati. Perciò ti dirò una cosa. Basta che ti sbrighi. Rompi quella roccia, la riducila in mille pezzi. Va bene. Ehi, che cos'è sta roba? Guarda, è uno dei miei mille Varkran dell'universo. È lo snodo delle mille onde tra spazio e terra. Cioè? Non capisco un accidenti, parla chiaro una buona volta. È meglio provare, tocca il Varkran. Ecco. Stai fermo come mille statue, se no non va. Qua andrà bene. È tutto pronto. Mille leghe in uno pla. Ma sono nella grotta di prima. È incredibile. Ma che diamine, sono nello stesso posto di prima. Senti il brivido delle mille energie cosmiche? Sei in uno dei mille posti incisi nella tua memoria. Non capisci? Ancora non cogli la magia millenaria. Ma che magia è magia? Riportami dov'ero. Non c'è bisogno di scaldarsi. Tocca ancora al Varkran. Ecco. Scegli un luogo e premi X. È tutto pronto. Mille leghe in uno pla. Quindi? Hai assaporato le mille correnti dello spazio? Sì, non è male. Anzi, portami al mio castello. Mi spiace, ma non posso. Posso condurti solo in un Varkran che conosci. Non posso portarti in un Varkran sconosciuto. È questione di spirito. Ogni Varkran che trovi ti resta inciso nella memoria. E ti ci posso portare? Non capisco, è tutto troppo complicato. Solo perché ancora non cogli la magia millenaria. Per farla breve, tocca tutti i Varkran che trovi. Non troverai facilmente i mille Varkran del cosmo. Possono confondersi tra mille forme diverse. Distruggi tutto ciò che incontri. Va bene, ma tu chi sei? Chissà. Mi trovo in uno dei mille anfratti di questo regno. A presto. Ehi. Esatto, ehi. Stavo per dirlo anch'io, ehi. Boh, vabbè. Allora, io la butto lì. Serviva un pretesto per il gioco, per inserire il viaggio rapido. Hanno trovato questo e piuttosto che dire ci sono i viaggi rapidi perché X, mettiamo la voce millenaria del cosmo. Però funziona, sta bene con la trama, quindi non mi lamento. Lago Blubbola e spiaggia Scoglio Canino. Come posso attivare questo coso? Tunnel sotterraneo, lavori in corso. Ah, ma guarda, siamo alla spiaggia. In ogni caso, aspetta un secondo. Mi sembra che di qua noi ancora non possiamo passare, vero? Mi sa di no. No, aspetta, forse... Eh no, infatti.
Ci serve l'abilità che vi ho detto prima. Va bene, proseguiamo dalla spiaggia. Benvenuti alla spiaggia Scoglio Canino. E noi ci salutiamo qui. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.